Napoli, Milano, Torino e Bologna si mettono insieme per le politiche scolastiche. Sabato scorso nel capoluogo piemontese, infatti, l'incontro che ha sancito la volontà di promuovere una rete di assessori alla scuola che sollevino questioni che riguardano la scuola e le difficoltà generate dal patto di stabilità. I quattro assessori delle grandi città hanno inoltre chiesto un incontro al neoministro dell'istruzione Francesco Profumo per discutere della grave situazione del comparto scuola flagellato dai tagli, in special modo per le materne e i nidi. Quattro assessori donne di quattro città molto diverse tra loro, ma accomunate dalle difficoltà a gestire un servizio essenziale per i bambini e per le famiglie. Ottenere una deroga al patto di stabilità per i servizi socio-educativi di competenza dei comuni è dunque la proposta che gli assessori faranno all'uomo ministro, in un documento congiunto che invieranno nei prossimi giorni. La strategia comune nasce dall'intuizione e dalla convinzione che sia assolutamente necessario che in questo momento i comuni, tanto più comuni grandi, comuni con problemi simili, si mettano insieme e lavorino per un potenziamento dei servizi educativi e di istruzione dopo anni in cui la scuola è stata, diciamola senza eufemismi, molto tagliata, ma anche insomma piuttosto sacrificata dalle politiche di bilancio. Per cui di fronte ai sacrifici imposti alla scuola noi abbiamo chiesto un cambio di direzione innanzitutto, cioè di cominciare a considerare che la scuola è un investimento e non una spesa e non un costo. Per questo motivo abbiamo ritenuto che fosse assurdo, per esempio, che tutte le spese per la scuola, anche per la manutenzione scolastica degli edifici, la messa a norma degli edifici, entrasse nel patto di stabilità, al punto tale che poi chiaramente non possiamo praticamente fare investimenti sulla sicurezza, sulla manutenzione oltre una certa soglia, e questo è del diritto dei cittadini alla sicurezza dei propri figli. Allo stesso modo il patto di stabilità ci impedisce di assumere personale quando il personale è anziano, è in uscita o va in pensione, quindi sono dei vincoli che naturalmente, se possono essere compresi in una logica di compatibilità generale dei bilanci dello Stato, non sono comprensibili se applicati a servizi essenziali, indispensabili. Abbiamo voluto anche affermare il principio che i nidi d'infanzia, gli asili nido, siano servizi indispensabili come le materne e come le scuole elementari, perché fino a qualche anno fa si pensava, quest'anno tra l'altro ricorre il quarantenario della nascita degli asili nido, il 2 dicembre 1971 furono creati, però si pensava che fossero un servizio sociale prevalentemente, no? La custodia dei bambini per le famiglie lavoratrici. In realtà è ormai acclarato, la pedagogia ce lo insegna, che è un luogo anche di apprendimento, un luogo di formazione.